Amici del giornale della Protezione Civile.it, bentornati, siamo alla Camera di Commercio di Mantova, dove è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del progetto ABC, Autostrade del Brennero in città. In parte a me la dottoressa Raffaella Russo, dirigente del Centro Operativo Autostradale di Trento. Dottoressa Russo, ci spieghi un attimo quello che è il momento interattivo con i ragazzi. In alcune delle 12 tappe interverrà il vostro pullman azzurro. Di che cosa si tratta? Sì, il pullman azzurro sarà presente in 3 tappe, precisamente il 26 novembre a Mantova, poi il 4 dicembre a Carpi e poi l'avremo il 19 aprile a Rovereto. Il pullman azzurro noi come Polizia di Stato e come Polizia Stradale lo utilizziamo proprio nelle campagne sulla sicurezza stradale. Perché? Perché ci permette di coinvolgere i giovani in una maniera, diciamo, interattiva, perché è in realtà una vera e propria aula didattica mobile dove personale della Polizia Stradale coinvolge i ragazzi attraverso dei giochi interattivi, delle proiezioni di video particolari, sempre finalizzati poi a sensibilizzare questi ragazzi al rispetto delle regole appunto sulla strada. Grazie mille.